Buonasera, benvenuti, grazie anche della puntualità. E, come sapete, siamo qui nell'occasione della pubblicazione imminente, anzi immediata, nel senso che domani sarà in libreria, di un libro curato da Ilvo Diamanti con Fabio Bordignone e Luigi Ceccarini, che sono seduti qui vicino a me, e che si chiama Un salto nel voto. È un libro composto di vari contributi, almeno uno degli autori qui con noi, che è Nando Pagnoncelli, che ha fatto un saggio molto interessante e critico sul tema dei sondaggi, e che è stato fatto a caldo subito dopo le elezioni, non quelle di questo fine settimana, diciamo. No. Questo era, nonostante la tempistica di Laterza sarebbe stata eccessivamente... Però il futuro è ieri. Il futuro è ieri, come scrive Diamanti. È stato fatto dopo le ultime elezioni politiche, quindi in tempi che almeno per un editore di libri sono ristretti, e certamente lo sono anche, come scrive Diamanti nell'introduzione, per un gruppo di studiosi che lavora con Ilvo Diamanti da tempo intorno all'Università di Urbino, e che, devo dire, hanno fatto un libro che non è solo, mi sembra, un libro interessante, molto importante, credo, come sistemazione che rimarrà nel tempo del risultato elettorale, ma perché mi sembra pieno di sorprese. E per darvi un esempio di una sorpresa, almeno che è stata per me, forse non è per voi, vi ho fatto stampare una tabella nel saggio di Biorcio. Questa è una cosa che, per esempio, a me non risultava così ovvia. Nel chiedere agli elettori come hanno scelto, perché hanno scelto quel partito, si danno una serie di motivazioni: il programma elettorale, le idee politiche, la fiducia nel leader, la fiducia nel partito, votare contro. Ecco, in queste percentuali colpisce il fatto che il partito che esprime, la lista che esprime la maggiore percentuale della motivazione fiducia nel leader, è la Scelta Civica, e quindi fiducia in Monti. Quello che ha il minore è il Movimento 5 Stelle, i cui elettori privilegiano il programma elettorale oppure il voto contro, che, insomma, mi sembra un dato che suggerisce una riflessione anche sul tipo di atteggiamento dell'elettore nei confronti di Grillo, del rapporto con quel leader. Insomma, è un libro pieno di annotazioni che mi sembrano interessanti e che naturalmente Ilvo Diamanti non potrà stasera sintetizzare, però certamente, come dire, su cui potrà dirci alcune cose, in parte, se crede, se vuole, anche alla luce di questo risultato ultimo, che certamente integra molte delle riflessioni. La formula di questo incontro voi la conoscete, perché siete, molti di voi sono già stati. È una formula che prevede il fatto che c'è un giro di tavola tra chi vuole intervenire. Abbiamo chiesto a Franco Cassano e a Stefano Rodotà di aprire la discussione dopo l'intervento di Diamanti, e mi sembra che anche lì l'esperienza di Rodotà e di Cassano è molto interessante, perché è un'esperienza in cui la lettura di questo dato politico viene fatta non solo da persone che hanno professionalmente riflettuto sulla politica, studiato la politica, scritto libri, diciamo, sulla politica sotto angolature diverse. L'ultimo, di Stefano, è relativo ai diritti, mentre Franco Cassano usa Dostoevskij per leggere la politica, che è anche un modo, diciamo, interessante, ma che della politica hanno fatto anche una parte della loro esperienza di vita. E anche questo credo che sia una angolatura interessante, come peraltro molti delle persone qui che sono qui stasera, e che ringrazio di essere venute. Credo sia l'ultima occasione possibile, diciamo, stante il clima, diciamo, che raccontavo a qualcuno prima, che abbiamo fatto incontri in stagione avanzata in cui le persone sudavano e mettevano alla prova, Walter Veltrone se ne ricorda, forse alcuni di voi, mettevano alla prova anche la resistenza fisica. Pensavo fosse il clima politico. Il clima politico è arroventato. Bene, per cui passo la parola a Diamanti, e poi Cassano e Rodotà, e poi chi vorrà intervenire, diciamo, subito dopo alza la mano, mi fa un segno e prendiamo le iscrizioni a questo incontro. Avevamo ottenuto un posto per Massimo Brai, che sarà occupato. Prego. Beh, io vi sono molto grato di questa opportunità che che mi è stata data. Sono grato a Giuseppe Laterza, a tutti, a tutto la casa editrice, quindi Anna, gli altri sono degli amici che conosco da molto tempo. Li ringrazio perché ci hanno costretto me, Ceccarini, Bordignone e gli altri amici e colleghi con cui da tanti anni lavoriamo a produrre davvero ciò che altrimenti avremmo fatto ma in altri tempi e con altri canali. Noi, Urbino, ormai sono parecchi anni che studiamo su questi argomenti e cerchiamo di farlo come ci permette e ci consente quel luogo. Penso che alcuni di voi lo conoscano, ci siano venuti e molti mi chiedono ancora adesso, ma perché? Me l'hanno chiesto anche nei giorni scorsi: tu continui a farti 700 chilometri, andare e tornare tutte le settimane lassù, fuori dal mondo. E io ripeto, da quanti sono? 24 anni io vado e torno quasi tutte le settimane per almeno 6 mesi, proprio perché è fuori dal mondo e perché questo permette a me, insieme ai miei, amichevolmente li chiamano così, non con senso di possesso, io insieme ai miei, di lavorare e di elaborare come se fossimo fuori dal mondo di cui facciamo parte. E queste elezioni, peraltro, ci hanno posto il problema, a differenza di altre, di come affrontarle, di come utilizzarle in tempo reale, cercando però di andare oltre il voto in sé. Perché le abbiamo percepite come una svolta, come un cambiamento d'epoca, un cambiamento di clima. Era già nell'aria, ma quello che è avvenuto ha spezzato una serie di modelli analitici e interpretativi di cui ci eravamo serviti fino a quel momento. Io mi occupo di analisi del voto da parecchio tempo, quindi a differenza dei colleghi non ho fatto l'esperienza del coinvolgimento diretto. Mi occupo di politica e questo soddisfa come dire, la mia domanda di politica. È una sorta di metadone, insomma, ecco, quindi. Lo faccio da 30 anni, sono anche presidente della Società Italiana di Studi Elettorali, però ho sempre usato il voto come un elemento interessante per diverse ragioni. Ricordo quello che è stato uno dei miei maestri, cioè Arturo Parisi, che ancora negli anni '80, quando facevo il dottorato e lui mi seguiva, mi diceva: ma sai, il voto è una cosa povera in realtà. Studiare il voto può essere considerata un elemento povero, marginale, però ha due caratteristiche che altri elementi che noi studiamo non hanno. La prima, dal punto di vista meramente scientifico, è che un tempo un po' di più, quasi tutti votano, mettiamola così, ecco, quasi tutti, oggi no, ma quasi tutti votano, quindi tu hai delle informazioni che puoi trattare anche statisticamente per capire come funziona e come cambia la realtà sociale. Peraltro tenete conto, si vota su tutto, pensate ai referendum, è da tanti anni. Però il secondo elemento, il secondo fattore è un po' più sostanzioso e sostanziale, cioè incidentalmente noi siamo una democrazia rappresentativa. È una fase abbastanza difficile, siamo reduci da una discussione alcuni giorni fa sulle questioni che riguardano il populismo, che è di fatto, intendo dire, il populismo, esattamente un fenomeno, un processo che non, anche per ragioni meramente linguistiche evoca le difficoltà della democrazia rappresentativa. Tanto più si nomina il principio del popolo con la sua derivazione populismo, tanto più c'è qualche problema nel demos, cioè nella cittadinanza che si rappresenta attraverso le istituzioni. Quindi in realtà il voto e occuparsi del voto significa occuparsi del principio istitutivo e istituzionale della democrazia rappresentativa. Ebbene, queste elezioni, sotto tutti questi profili che abbiamo esaminato, dal punto di vista dell'analisi della società, dell'analisi dei cambiamenti, da un lato, e dal punto di vista del principio istitutivo e costitutivo della democrazia rappresentativa, segnano una svolta, hanno segnato una svolta dal nostro punto di vista irreversibile, cioè non si cambia. Fino allo scorso febbraio noi abbiamo seguito, guardate, lasciamo stare la distanza, la differenza tra la prima e la seconda Repubblica, ma dal 46 o dal 48 in poi dei modelli abbastanza costanti, con un tipo di rapporto tra cittadini e politica, cittadini e partiti coerente, continuo. Certo, la frattura dei primi anni 90 ha determinato dei cambiamenti, dei mutamenti significativi, ma non come quelli che dal mio punto di vista si sono determinati in quest'ultima fase, non come quelli che sono stati prodotti da queste ultime elezioni. Non a caso, ne parlerà penso lui stesso visto che è presente, Nando Pagnoncelli ci ha spiegato cioè, la difficoltà di fare quello che è un mestiere normale, anzi è uno dei mestieri e delle professioni più importanti al tempo della democrazia del pubblico, come la chiama Manin, cioè i sondaggi, analizzare l'opinione pubblica. Non c'era mai successo, ma neppure a noi, di scoprire, poi l'avevamo anche verificato noi, che a una settimana dal voto ci fosse il 23-24% delle persone che non avevano ancora deciso per chi e se votare. Il 13% l'ultimo giorno e mezzo, nei giorni del voto. Non era nella nostra tradizione, anche diciamo non era previsto e inserito nei nostri modelli analitici. Tenete conto che questo significa semplicemente che non torni indietro, perché anche in passato tu avevi una quota elevata di persone che si definivano incerte, però il nostro modello interpretativo e anche predittivo è che poi alla fine, se andavano a votare, votavano come prima, tutti votavano come prima. Ecco. Qui arriviamo, anche perché voglio rispettare i tempi che mi sono dato, ad alcuni degli elementi che io vi propongo, che ci hanno spinto, ci hanno indotto noi, anzitutto noi tre, insieme ai molti collaboratori che hanno partecipato a questa indagine collettiva e comune, a parlare di una svolta, un'elezione di svolta, termine tecnico, ma sta a sottolineare che proprio non si torna più come indietro, non si torna più al modello precedente. Il primo degli elementi che ci porta a dire questo, e che è confermato a mio avviso da queste elezioni amministrative, da questa tornata di elezioni amministrative che hanno un segno politico, uso volutamente questa formula coerente con quelle legislative di febbraio, il primo elemento è proprio questo: metà degli elettori è davvero incerta, cioè l'incertezza può essere dichiarata, lo era in passato, ma aveva di fondo ma aveva di fondo la certezza che poi, se fosse stata superata, avrebbe prodotto un esito coerente con quello precedente. Vi faccio un esempio. Il gioco stava tutto in realtà nel far votare le persone, nel costringerle. Tu avevi in alcune elezioni di medio termine, come vengono definite, tra una elezione politica e l'altra, elezioni che davano indicazioni diverse, dove la gente non a caso votava meno, perché noi ci possiamo sorprendere che adesso alle amministrative ci sia meno elettori, ma è sempre stato così, non in questi termini, ma è sempre stato così. C'è una scala, una graduatoria negli indici di partecipazione elettorale. Solo alle elezioni politiche tu hai un alto grado, un alto tasso di partecipazione, insomma. Altrove era graduato, amministrative, regionali oppure comunali, per non dire le europee. Però quel che poi avveniva, e noi lo sapevamo, è che, e lo sapevano anche gli attori politici più coinvolti, è che alla fine tu dovevi giocarti la partecipazione. Vi faccio un esempio. Colui che ha per molti versi inventato la Seconda Repubblica, in questi termini, in questo modo, cioè Silvio Berlusconi, tra il 2005 e il 2006 ha quasi rovesciato l'esito previsto da tutti, in due modi: uno, cambiando la legge elettorale pochi mesi prima del voto; due, portando gli elettori a votare, perché gli incerti, come spesso, cioè come fino a quel momento era sempre avvenuto, sono prevalentemente di centrodestra. E infatti, io ricordo le mie analisi su base territoriale, anche molto in profondità, anche su base molto piccola, comunità d'analisi molto piccola, mostravano in modo netto la relazione stretta che c'era tra la ripresa del voto tra le europee, le regionali e le politiche, e la ripresa non di tutto il centrodestra, soprattutto di Forza Italia, che allora non era ancora il PDL. Vabbè. E la prima novità, che però è permanente, è questa: non sarà più come prima. Lo scrivo domani, quindi la messa è finita. E votare era come la messa. Non magari ieri, ma l'altro ieri sì. Si votava per atto di fede. Si è votato fino alla fine degli anni 80, i primi anni 90, per atto di fede, in base a un muro. Il muro dell'anticomunismo. Pro o contro si votava. Potevi muoverti, ma alle amministrative potevi anche trattare, negoziare, però alle politiche non ce n'era, o di qua o di là. E votavano quasi tutti, 85%. Nella Seconda Repubblica il muro di Berlino viene sostituito dal muro di Arcore, e c'è chi è in grado di farlo e impone uno schema che è simmetrico: anticomunismo e antiberlusconismo. Fino alle scorse elezioni, comprese le elezioni del 2008, noi abbiamo avuto un massimo di movimento elettorale, cioè di passaggio tra uno schieramento e l'altro, totale, complessivo, di 9%, tra il 7 e il 9%. Tenete conto, globale, che in parte si compensava, cioè alla fine al netto 2%. Per questo noi abbiamo sempre avuto elezioni che si giocavano su piccoli elementi, su piccole cifre, su piccoli numeri. Ecco, all'improvviso noi ci ritroviamo in un'elezione come questa con il 40% di spostamenti reali tra un soggetto politico e un altro. Non tra un partito e l'altro alleato, tra un'area e l'altra. Ci troviamo di fronte a metà degli elettori che dicono che all'inizio della campagna elettorale non avevano ancora deciso per chi votare e se votare. Ci troviamo di fronte, cioè il 10% in più rispetto alla media, ci troviamo di fronte a un 14-13%, io guardo loro due perché sono loro due che poi mi danno, approvano oppure mi dicono no, stai sbagliando i numeri, le cifre, quindi, ma abbiamo ripassato insieme prima, quindi abbiamo il 13% che dicono di aver deciso, vi ripeto, nei giorni del voto, e un altro 10% nella settimana precedente, cioè il 23%. Peraltro il 30%, così incidentalmente, degli elettori del Movimento 5 Stelle, dei loro elettori, decidono questo nell'ultima settimana. E il settore politico che paga maggiormente l'incertezza è il centrosinistra. È molto superiore il numero di persone incerte che avevano votato per il centrosinistra e che votano altrove, diversamente, negli ultimi giorni. Nando sa bene, perché ci siamo anche confrontati tra noi, abbiamo anche fatto un convegno internazionale specifico sul rapporto tra sondaggi e democrazia di recente, abbiamo visto proprio comparativamente un po' tutti i sondaggi, quelli nascosti, quelli degli ultimi giorni, per capire cos'era successo e cosa stesse succedendo. E io francamente sono sempre dell'avviso che noi siamo bravissimi, gli scienziati sociali, chiedo conferma a Franco Cassano, sono bravissimi a interpretare e a prevedere il passato. Su questo spesso abbiamo anche dei dubbi su quelli e anche molti disaccordi con noi stessi. Però non è il mestiere nostro prevedere il futuro. E certo che visto successivamente è spiegabile quello che è avvenuto, ma la prima spiegazione è che non sarà più come prima, mai più come prima. Non esiste. Quando tu hai metà di elettori che veramente potrebbero votare diversamente, l'hanno fatto, lo faranno ancora. Lo potrebbero fare ancora e lo rifaranno. Il resto che definisce queste, con gli altri elementi che definiscono queste come elezioni di svolta, e qua proprio vado solo per definizioni secche, in modo di chiudere, sono coerenti e conseguenti. È evidente che questa metà di elettori che non solo è incerta, ma poi vota effettivamente in modo diverso, corrisponde al cambiamento anche di un altro degli schemi classici a cui abbiamo fatto riferimento, che è sempre stato bipolare o bipartitico. In Italia o bipartitismo imperfetto nella Prima Repubblica o il bipolarismo altrettanto imperfetto della Seconda Repubblica, hanno impedito la possibilità o hanno vincolato la possibilità di andare oltre. Non c'erano altre alternative plausibili, praticabili. E noi abbiamo sempre avuto queste fratture di cui vi ho parlato, che erano fortemente caratterizzate. Poi, se le guardate territorialmente, diventano ancora più chiare. Cioè, lo dico anche, lo ribadisco fra un attimo, ma noi ancora alle ultime elezioni in cui pure il territorio io lo considero ridisegnato per il proprio ruolo rispetto al passato, ebbene, cioè, una presentazione delle mie mappe un mese fa proprio qui a Roma con l'IMES, io ricordo che a un certo punto mi è venuto un dubbio guardando le mappe del voto di centrosinistra e delle zone di forza del centrosinistra, come capita spesso, chiamo Bordignone e gli dico guarda, sta facendo altro, sta col figlio, non lo so, va in bici, però gli dico guarda, tirami fuori i dati del 48 e fammi un po' la verifica, incrociami le zone di forza del centro-sinistra oggi con il voto del Fronte Popolare nel 48. E lui mi dice, un po' dura perché, professore, mi dice, guardi che non ci sono le stesse province, vabbè, fa un po' tu. Allora, guarda, di comuni invece di 27 ne abbiamo 22 coerenti, e di queste quanti sono oggi le zone di forza del centro-sinistra, quindi del PD, rispetto al fronte popolare del 48? 18. 18 su 22. Quindi io vi sto dicendo e vi ho detto e vi ribadisco, è cambiato lo schema, sono elezioni di svolta, con evidentemente degli elementi di lungo periodo. Però il problema è che oggi noi abbiamo alle tradizionali fratture a cui ci siamo abituate un'altra nuova frattura, che è la frattura, uso una parola che non mi piace, antipolitica, che però si è consolidata, si è strutturata ed è divenuta rilevante. La frattura antipolitica può essere interpretata in modi diversi. Guardate che in passato era presente. Noi abbiamo un atteggiamento di lungo periodo antipolitico in Italia, che però è stato assorbito dagli stessi partiti maggiori. Sicuramente nella Seconda Repubblica la frattura antipolitica è stata interpretata in primo luogo dalla Lega e in parte da Forza Italia. Non a caso, guardate, quando si allarga il non voto, sono questi i soggetti politici che pagano maggiormente il prezzo dal punto di vista elettorale. Però questa volta, per ragioni che possiamo discutere, ormai discuterete voi, ha trovato un soggetto politico che l'ha interpretata e l'ha intercettata, ed è il Movimento 5 Stelle, che non è solo quello, non è nato come soggetto antipolitico, ma che ha e deve il suo successo esattamente a questo, all'essere individuato come il vendicatore dei cittadini contro i partiti prevalenti. Questa è un carattere specifico che diventa riassorbibile in modo diverso, ma che comunque struttura questo mercato elettorale, come lo chiamiamo noi, un mercato che non ha più soltanto una frattura e un passaggio dall'una dall'altra parte. Oggi ne abbiamo altri, c'è almeno una terza area che può essere intercettata e interpretata in modo diverso. A queste elezioni, sottolineo, amministrative, è stata interpretata in buona misura e soprattutto dal non voto, che non è solo antipolitica, è anche parte dell'altra ragione che spiega questa nuova area, cioè la laicizzazione del rapporto con la politica. Ripeto, la messa è finita. Per votare bisogna avere delle buone ragioni. Non si vota perché si deve. Votare è diventato più un diritto che un'obbligazione etica, morale e sociale. Dunque, riassumo anche per chiudere, sono elezioni di svolta perché non sono più bipolari. Non importa che poi, come alcuni hanno scritto, alle amministrative, che non sono le politiche, per la legge elettorale alla fine il gioco sia un gioco a due. Non è a due, perché se poi vota metà degli elettori, perché quell'altra metà può essere intercettata in altra occasione da qualcun altro. E perché se tu hai metà di persone che non votano, io posso immaginare di poter non votare la prossima volta. In secondo luogo, è cambiata rispetto al passato perché il rapporto col territorio è cambiato. Il rapporto con la società è cambiato. Una cosa che ci ha molto colpiti in queste ultime elezioni è l'analisi per classe sociale o per gruppo sociale. I due partiti maggiori, vi ho detto, non c'è più bipolarismo. Alle elezioni precedenti, come qualcuno qui ricorda, i due primi partiti hanno superato il 70% insieme. Questa volta insieme i due primi partiti ne fanno il 46%. È un po' diverso, capite? Ecco. In una prospettiva di questo genere è evidente che, come dire, la laicizzazione del rapporto con la politica produce effetti che non sono prevedibili di volta in volta. ogni volta e ogni elezione fa, tra virgolette, storia a sé. Però è vero che i due primi partiti non solo raggiungono il 46%, ma se facciamo un raffronto con le altre principali forze politiche, gli unici due gruppi sociali in cui sono maggioritari sono il Partito Democratico tra i pensionati e il PDL tra le casalinghe. Voi capite che, con tutto rispetto per i pensionati e per le casalinghe, affidare a due soggetti che hanno questi come ceppo sociale di riferimento il compito di disegnare il futuro è difficile. Mentre il Movimento 5 Stelle, parlo alle elezioni politiche, è primo tra gli operai, è primo tra i piccoli e medi imprenditori, è primo tra i giovani, è primo tra i disoccupati, è primo tra gli studenti. Il che significa, visto che abbiamo appena detto che il Movimento 5 Stelle è un canale alternativo al non voto o al distacco dai partiti tradizionali, che questi soggetti sociali sono disponibili sul mercato elettorale di volta in volta all'offerta politica più convincente che possa proporsi loro. Ultimo elemento di cui pare utile e interessante parlare anche in riferimento al caso, ne stiamo discutendo, siamo all'indomani delle elezioni amministrative, la posta in palio cambia di volta in volta, però fa riferimento comunque a due modelli di partito, banalmente li chiamo così, che abbiamo conosciuto in quest'ultimo periodo nella nostra storia. Il partito strutturato, organizzato, che ha un rapporto stretto con il territorio, e il partito personale, che è fortemente identificato, che è diverso dal partito personalizzato, diciamo il partito personale, il partito che si identifica attraverso la persona. Queste ultime elezioni, e in realtà la cosa viene confermata dalle amministrative, ci dicono che noi siamo in una fase ambivalente. Il partito personale conta. Avere una figura, una persona in cui si riconoscono gli elettori, conta, però conta in modo diverso a seconda del tipo di elezione. Per cui, da cosa è dovuta, come ci spiega la sorpresa delle elezioni politiche? Io su questo sono abbastanza d'accordo con il mio collega, amico Mauro Calise, perché uno dei tre principali contendenti non in grado di esprimere una leadership riconosciuta e forte su base nazionale. Noi abbiamo due partiti fortemente personalizzati, nonostante tutto, cioè il PDL e lo stesso Movimento 5 Stelle, e abbiamo un partito che io definisco impersonale, che è il Partito Democratico. Non è necessariamente un vizio essere un partito impersonali, però magari sei meno competitivo nei confronti e di fronte a un determinato mercato elettorale. Lo stesso modello funziona diversamente alle elezioni amministrative e il gioco si riapre diversamente. Sul piano amministrativo evidentemente il Partito Democratico torna ad essere un partito personalizzato, perché è strutturato sul territorio, perché ha candidati, perché ha facce, persone condivise, magari note e conosciute, e magari anche persone che si muovono, che fanno campagna elettorale. Gli altri diventano partiti impersonali, perché Grillo non può saltare da un comune all'altro, e anche se salta non è candidato in tutti i comuni, e perché il PDL, cioè Berlusconi, a sua volta non può fare la stessa cosa. E anche perché negli ultimi anni, ultimo elemento, noi abbiamo assistito alla scomparsa del centrodestra, come nel suo rapporto con il territorio. Questo ci dice l'elezione di questi giorni. Non era così 5 anni fa. 5 anni fa il PDL governava in molte delle maggiori città italiane, a Roma, d'accordo, ma anche a Milano, anche a Cagliari, anche a Palermo. Cioè in 5 anni è scomparso. Cos'è successo in 5 anni? Da un lato la Lega è diventata, lasciamo andare gli scandali, un partito come gli altri, romano. Dall'altra il PDL ha liquefatto AN, che era probabilmente l'unica componente che avesse un rapporto con il territorio. E in parte la crisi ha ridotto le risorse che tu puoi attivare sul territorio per, come dire, alimentare il sostegno dei gruppi locali. Da cui il mio finale, cioè, ogni voto sarà un salto nel voto, questa è la cosa che è il senso del titolo. Ogni occasione è un salto nel voto, cioè non sarà più come prima, non è scritto da nessuna parte quello che avverrà domani. Ciascuno i voti oggi se li deve meritare. Voi direte, certo, un tempo avevamo una storia sulla base delle fedeltà del passato. Contano, sì, certo, contano anche quelle, molto meno del passato. Ciascuno il proprio futuro se lo deve costruire. Il problema è, il titolo che avevo dato all'ultimo paragrafo e mi piaceva, è che si è perduto l'avvenire. Dove è finito? Il futuro, e questo è il senso dei populismi, il primo significato dei populismi che distingue il populismo da ogni altro tipo di movimento politico. Nei populismi il futuro è ieri, il futuro è adesso, il futuro è qui. Ecco, il problema è che in un quadro di questo genere noi facciamo un salto nel voto anche per incapacità di immaginarci il futuro. Mi scuso se sono andato per le lunghe, scusatemi. Bene, mi pare che Diamanti ha posto una serie di questioni che sono molto interessanti. L'ultima, una delle ultime che poneva è quella che riprende anche nel libro, in uno dei saggi, dice: l'incapacità del PD di sfondare e di vincere sfruttando condizioni favorevoli sembra legarsi alle esitazioni nell'abbracciare fino in fondo l'impostazione lideristica. Io ero al Teatro Eliseo quando si presentava il libro di Veltroni, ho sentito l'intervento di Epifani, che ribadiva questo aspetto, mi sembra, come aspetto distintivo positivo del partito rispetto agli altri. Quindi, diciamo, è una questione aperta, mi sembra, su cui, tra le altre, forse è interessante sentire anche Franco Cassano. Io credo che sul valore di discontinuità che questa consultazione elettorale rappresenta, così sottolineato da Diamanti, non si possa che essere d'accordo. Io cercherò, diciamo, quindi ripercorrendo l'enfasi su questa discontinuità, però di fare un passo indietro, come succede certe volte nei romanzi, ma un passo indietro all'interno del libro stesso, dove a pagina 18 dell'introduzione, quella in numeri romani, a un certo punto si dice, questo è più o meno lo stesso concetto che ho appena richiamato, oggi il marchio della Seconda Repubblica appare molto sbiadito. L'identità sociale, per non dire di classe, delle principali forze politiche risulta sensibilmente ridimensionata. Allora, da un lato c'è, come si può dire, l'enfasi su questa discontinuità, e quindi il fatto che il voto, lo diceva alla fine Diamanti, bisogna guadagnarselo perché si muove in uno spazio, mi pare che usi anche questo aggettivo, accanto a quello di fluido, mobile, anche quello di indeterminato. Però nella frase che io ho letto c'è un riferimento alla Seconda Repubblica. Di fatto questo voto rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla Seconda Repubblica e io credo, l'ha già evocata Ilvo questa cosa, credo che però bisogna richiamare un punto importante delle caratteristiche della Seconda Repubblica, che per me è un elemento decisivo. Io sto al libro suo perché credo che su questo non solo, ma c'è anche un largo consenso da parte di coloro che hanno studiato il comportamento elettorale in questi 20 anni. Il centrosinistra, e soprattutto il PD, aveva invece intercettato il consenso elettorale dei ceti medi tecnici e impiegatizi. I 20 anni della Seconda Repubblica in fondo si riassumono in questa frattura sociale e territoriale, marcata dalla questione settentrionale e dai soggetti politici che più degli altri l'hanno interpretata, la Lega e la Berlusconi. Lo diceva prima Diamanti, anti-Berlusconi, anticomunisti. Il che significa una precisa configurazione dello scontro tra destra e sinistra, che è una discontinuità anche rispetto a quello precedente della Prima Repubblica, perché la sinistra non è più, come a lungo la sua ideologia, forse ancora oggi, la porta a pensarsi, come quella che rappresenta gli strati sociali più disagiati. Essa è, io qui ho dei riferimenti che ha fatto lo stesso Diamanti, mentre il centrodestra rappresenta i ceti produttivi privati, imprenditori, operai delle piccole e medie imprese private, e alcune aree protette del Mezzogiorno, il centro-sinistra rappresenta di più ceti medi tecnici e impiegatizi. Per cui la contrapposizione, il gioco, che viene contrapposto, proprio sottolineato da Diamanti, è una destra popolare e una sinistra impopolare. Perché nella sinistra il ruolo importante ce l'hanno professionisti, impiegati pubblici e intellettuali. Ora, io credo che noi dobbiamo studiare questo punto, perché non è una cosa... Per esempio, mi sembra, qui forse dovrei guardare meglio, mi sembra anche un'anomalia italiana questo modo di configurare, perché credo che la sinistra europea mediamente sia più legata, con tutte le difficoltà, a una identificazione a quella frattura, diciamo, destra-sinistra è più tradizionale. Qui abbiamo una configurazione diversa. E perché dico questo? Perché non è solo storia del passato, credo che sia molto rilevante per capire il passaggio e qui magari per costruire qualche strumento che fa un po' una differenza di analisi rispetto a quella proposta da Diamanti. Che cosa succede con questi voti? Che si scompiglia questo schieramento. Però, ecco, quella che Diamanti io chiamo fluidità. Beh, io con un'espressione molto tradizionale, forse da vecchio quadro politico, non lo so, io la chiamo la crisi economica. Cioè, in tutto l'analisi c'è una tendenza ad andare sugli atteggiamenti, però noi veniamo da un periodo nel quale probabilmente anche le appartenenze, quelle che abbiamo detto, sono state logorate fortemente proprio da questo tipo di... Che cosa voglio dire? Che io credo anche che uno dei motivi di questa crisi sia frutto anche della cattiva contrapposizione tra destra e di sinistra della Seconda Repubblica. Perché una contrapposizione nella quale da un lato c'è il lavoro dipendente, che tende ad essere sempre meno un lavoro dipendente privato, perché come ricordava Diamanti, ma come ricordano tutte le ricerche, una parte rilevante del voto operaio è un voto che va alla Lega ma anche a destra e quindi non c'è più una specificità del voto operaio a sinistra, a differenza del modo in cui la sinistra poi invece continua a pensarsi o almeno ha continuato a pensarsi. E dall'altra parte il lavoro autonomo in una situazione come quella italiana è così esteso. Tutti lo dicono. Poi la valutazione di questa differenza della piccola e media impresa, se non della piccola, è molto diversa in letteratura, però è fuori discussione che sia quelli che la esaltano, sia quelli che parlano di nanismo da curare, sottolineano il fatto che l'Italia ha delle caratteristiche fortissime nelle quali la piccola e media impresa è estremamente diffusa. Ora, io credo che dobbiamo vedere la connessione tra il modo in cui si organizzò il conflitto nella Seconda Repubblica e il modo invece in cui oggi esso è entrato in crisi. Perché in buona misura che cosa è successo? Secondo me, la mia idea è che la protezione che al blocco sociale che Berlusconi... Ecco, Berlusconi, qui io sento parlare tante volte di populismo. Sicuramente Berlusconi ha una grande capacità di usare i mezzi di comunicazione di massa, però io non vorrei che la giusta attenzione su questa dimensione ci portasse a trascurare anche il rapporto che ha avuto con la sua base sociale, nella quale il lavoratore autonomo era il principale interlocutore e in qualche modo lui ha sempre rappresentato, come si può dire, la trasfigurazione mitologica di questo. E ad essi ha fatto riferimento, sia pure strumentalmente. Ci possono essere una serie di caratteristiche, per esempio anche le famose cose sulla casa, l'altra volta sull'IMU, adesso sull'ICI, sull'IMU, sono sempre linee, come si può dire, parole d'ordine fondate sulla prevalenza della proprietà privata come elemento della identità sociale. Sono il modo attraverso il quale mette assieme un blocco che di fatto invece la sinistra cerca sempre di differenziare sulla base del valore della casa, ci sono proprietari e proprietari. Quindi io dico che c'è stato questo tipo di meccanismo che ha consentito a Berlusconi di saldare una rappresentazione mitologica, il possesso, come si può dire, anomalo, dei mezzi di comunicazione di massa e un certo tipo di rappresentatività sociale. Io credo che la crisi abbia messo, diciamo, in crisi, scusatemi la ripetizione, proprio questo tipo di... che era fondato spesso sulla, come si può dire, un'avversione nei riguardi dello Stato, un sottrarsi alle regole, in taluni casi, come ricordiamo, un esaltare l'evasione fiscale. Oggi questi meccanismi non reggono più per una parte molto rilevante di quell'elettorato. Questa è una, secondo me, delle ragioni per le quali poi c'è questa... A sinistra tutto questo, se uno va a vedere, sono dati Ipsos, qui abbiamo, come si può dire, la possibilità di un'interpretazione autentica, essendo presente Bancelli. Se voi andate a vedere il voto del Movimento 5 Stelle... Dov'è che è sovrarappresentato? Ha riportato il 25,6, invece ha ben il 39% dei voti dei lavoratori autonomi e il 37% degli studenti. Cioè queste figure che nella precedente configurazione stavano una in uno schieramento, una nell'altro, si sono scollate perché il sistema di protezione non le ha più coperte, essendo il sistema di protezione bloccato da questo veto reciproco, da questa contrapposizione nella quale da un lato il centro-sinistra ha identificato fortemente se stesso nel blocco sociale che negli anni 70 ha realizzato conquiste rilevanti di diritti civili, l'espansione del welfare. Difatti, se uno va a vedere il modo nel quale, qual è, diciamo, la base elettorale della sinistra, del centro-sinistra, è fondamentalmente questa. Una base elettorale non espansiva perché, secondo me, troppo ricalcata su questa dimensione. E quindi, da un lato c'era questa e dall'altro lato l'impossibilità di riuscire a reggere una parte di questi interessi che erano stati protetti da Berlusconi. Questo è l'elemento essenziale, quindi io non vedo la scomparsa delle appartenenze sociali, io le vedo ancora e vedo fondamentalmente invece il valore fortissimo che ha la crisi e la capacità di erosione dei sistemi di protezione sociale di un paese che non li poteva garantire proprio perché quella contrapposizione tra destra e sinistra, secondo me, è già essa figlia di una composizione perversa del conflitto che in buona misura rappresenta e moltiplica, come si può dire, una posizione del capitalismo italiano che lo rende debole nel quadro internazionale, con una presenza di piccole e medie imprese che molto spesso non hanno una forza, diciamo, di presenza sul mercato internazionale e quindi stretto in mezzo alla grande competizione internazionale. Da un lato i paesi che hanno prodotti di maggiore livello, di qualità tecnologica superiore e dall'altro la concorrenza dei paesi emergenti. L'Italia è presa in mezzo e il modo in cui si compone il conflitto con la nascita della Seconda Repubblica è tale da non consentire una connessione, un'alleanza tra produzione e sapere, tra diritto e lavoro, che potesse rispondere a queste sfide. Anzi, le contrappone in un modo perverso. Per cui, quando si arriva a un appuntamento così drammatico come quello della crisi che stiamo vivendo, questo sistema è un sistema che non riesce a reggere più. E quindi i due blocchi sociali, uno si sgretola di più, ma comunque mantiene una sua presenza, e l'altro. Io trovo che questo sia il punto più importante. Quindi, quando mi si dice frattura politica-antipolitica, io dico, traduco in un altro modo. Persone, figure sociali, dicevo prima gli studenti, cioè il lavoro dei giovani, i giovani, perché gli studenti questo vogliono dire, o il lavoro autonomo, che in vario modo non si sentono protette in questo passaggio, perché il lavoro autonomo non ha un mercato che si contrae, ha le banche che non passano, ha una difficoltà di rapporto col mercato internazionale rispetto al quale non esiste nessun supporto vero che gli possa dare la possibilità di salire di qualità, e dall'altra parte lo studente, il giovane disoccupato, in buona misura conosce, tutti quanti sappiamo, il destino che va da sud a nord e dal nord agli altri nord. Questa è la dinamica dei giovani di maggiore valore. Cioè, in questo sistema non hanno futuro, però il problema è lì, il problema è esattamente questo meccanismo che si è rotto e il modo di ricomporlo. E qui è il problema, secondo me, molto rilevante per la sinistra, perché la sinistra non può, secondo me, pensare di rispondere a questa crisi, come si può dire, con una moltiplicazione dell'etica della cittadinanza attiva, nella quale, come Stefano sa meglio di me, io mi sono a lungo esercitato, perché c'è un numero di italiani che non va a votare, che non esercita neanche quel grado minimo di cittadinanza che è andare a votare. E secondo me, per via del fatto che rispecchia questo malessere, quindi quell'etica, se non è accompagnata da una politica la quale mette in discussione questi meccanismi, in buona misura produrrà ancora una radicalizzazione di questi tratti sociali che consentirà a Grillo o a chi per lui di poter ancora rappresentarla appunto come una frattura che va al di là della frattura tra destra e sinistra. Però che la sinistra sia sinistra, secondo me, lo deve saper dimostrare. Deve cioè costruire un modo attraverso il quale supera la base elettorale dentro la quale è stata costretta, scompagina le carte e in qualche modo avvia un'altra idea, vorrei dire in buona misura partendo da quello che mi sembra un problema che noi gettiamo troppo facilmente sullo sfondo. Scusatemi, un inciso soltanto. Non parliamo per aggregazioni di specialisti. Io, come si può dire, avendo militato da giovane nel Partito Comunista Italiano, ho fatto anche, come si può dire, sono molte iniezioni di attenzione rispetto a delle espressioni che hanno in sé anche un rischio di totalizzazione. Però in questo caso fatemi spendere una parola a favore della nozione di intellettuale collettivo, perché io ci sono le discussioni degli economisti che parlano della crisi, la discussione degli istituzionalisti che non parlano tra di loro. E io credo che questo sia anche il compito della politica, di riuscire a mettere assieme, al di là dei moderni principi, perché non è questo il problema. Io vorrei che coloro che si occupano di etica e di istituzioni, coloro che si occupano di comportamento elettorale, coloro che parlano di economia si riconnetessero, perché questa sconnessione è una manifestazione del malessere del nostro Paese, perché è frutto della difficoltà di trovare una terapia. Io credo che questo sia il punto, è un punto molto difficile, non è facile per niente, perché se la diagnosi che ho provato a tracciare, ammesso che sia riuscita a illustrarla in modo nitido, è fondata, la terapia non è altrettanto a disposizione, richiede un cambiamento profondo, un rivoluzionamento di gran parte del nostro apparato concettuale, vorrei dire proprio per cercare di riconquistare un rapporto tra la sinistra, la quale è il paese e il suo futuro. Ho l'impressione che invece se non si fa questo salto sia molto difficile pensarci. Grazie, sì, Franco Cassano diceva alla sinistra deve saper dimostrare di essere sinistra e poi ha parlato di sconnessione. La mia personale impressione è che per esempio una sconnessione del dibattito pubblico sia quella tra legalità ed economia. Certe volte sembra in questo Paese che la questione della legalità sia una questione morale. Come dice molto bene Piercamillo Davigo nel libro Intervista sulla corruzione, la questione della legalità nel Paese, dell'evasione fiscale, del sommerso, della mafia, della camorra e della corruzione è la questione economica, non c'è sviluppo economico in questo Paese se non si affronta la questione della legalità. Oggi è qui con noi Carlo De Benedetti. Repubblica, l'Espresso ancora prima, ha fatto della questione della legalità una bandiera, credo anche perché fin dai tempi di Antonio Scederna, dai tempi di Paolo Silos, queste sono persone che non è che erano anime belle, non è che erano persone che facevano battaglie morali, erano persone che sapevano che le possibilità di riscatto di questo Paese, che vuol dire le possibilità di occupazione, di avere ospedali, di avere scuole, di avere trasporti, passano attraverso una significativa riduzione, l'abolizione non è possibile, ma una riduzione a livello europeo. Paesi dove un ministro si dimette, come sapete, perché ha copiato la tesi. E non è che si dimette perché c'è un più alto tasso etico, ma perché la classe dirigente, perché il tema è sempre quello, non è un tema generico di popolo, è un tema di classe dirigente. La classe dirigente percepisce che quello è un problema per il Paese, un problema economico. Il diffondersi di comportamenti illegali, simbolici, quando sono di classe dirigente altissimamente simbolici, è un problema economico di quel Paese. A proposito di sconnessione e per introdurre Stefano Rodotà, che su queste questioni ha molto scritto, militato, si è impegnato. Sandra Bonsanti ha fatto l'anima di un'associazione che si chiama Libertà e Giustizia, dove appunto Libertà e Giustizia stanno anche ovviamente per la possibilità di avere un'economia europea, perché poi io credo che quello è un riferimento ovvio che dovremmo sempre fare. Come si fa in Germania? Come si fa in Francia? Cosa si farebbe in questi casi? Come reagirebbe la classe dirigente? Non in paesi molto lontani. Ecco, credo che questa sconnessione di cui parlava Franco a proposito della sinistra che afferma se stessa, credo che un punto fondamentale sarebbe riconnettere. Già questa sarebbe una sinistra che connettesse questi due aspetti molto fortemente, credo che sarebbe una sinistra con un'identità molto forte. E più andavo avanti nella lettura di questo libro importante, più io mi chiedevo quanto sia stata lunga la rincorsa prima del salto, e quindi faccio anch'io, un po' non un ritorno al passato, che poi tra l'altro è una chiave di lettura, ma un riferimento così come ha fatto Franco, naturalmente con altra esperienza, con altra cultura. E allora in questo salto nel vuoto io credo che abbiano un qualche rilievo, per spiegarlo, i dati istituzionali che noi abbiamo dietro di noi, che noi abbiamo, ricordava Ilvo Diamanti, la frattura degli inizi degli anni 90 che porta a una riforma istituzionale, anche molto pesante, molto significativa, con una grande inconsapevolezza di che cosa significasse quello che stava avvenendo. Questo lo possiamo dire col senno di poi, ma qualcuno lo disse anche a quell'epoca. Col senno di poi il risultato è quello che abbiamo davanti agli occhi, e cioè quello che doveva essere uno strumento di ricomposizione è stata invece la matrice di un conflitto. Un conflitto che è cominciato nel 94 e non ha avuto un momento di sosta. Un Paese che è stato progressivamente dilaniato da un conflitto, che da questo è stato al suo interno frammentato, con effetti molto significativi, oggi sulla coesione sociale, diciamo meglio, per quanto riguarda la possibilità di un corretto gioco politico. Ma io vedo un momento di accelerazione di tutto questo, non è stato un processo lineare e anzi di frattura nella legge elettorale che chiamiamo Porcellum, che è stata una legge, c'è un punto che mette bene in evidenza Ilvo Diamanti, quando sottolinea come oggi siamo in una fase di instabilità e incertezza al posto della stabilità e della continuità elettorale. Mentre la continuità elettorale, io sono assolutamente d'accordo, sul punto della stabilità qualche riflessione ulteriore la farei, perché il Porcellum è stato costruito per determinare l'instabilità e c'è riuscito in questo risultato, che da quel momento in poi noi abbiamo avuto la vita precaria del secondo governo Prodi, alla quale è soltanto dal punto di vista, come dire, della contabilità della durata dei governi che si è sostituita una situazione di stabilità. Io ho sempre trovato questa contabilità estremamente impropria, uno strumento. Sono stati 50 governi e invece io adesso batto ogni record, ho battuto anche il record di Craxi. Ma che cosa hanno fatto? Ci sono stati momenti in cui c'era politica, coesione politica, prospettiva, e quanti governi ci sono stati negli anni 70 che hanno cambiato la faccia dell'Italia? La contabilità da questo punto di vista è ridicola. Nei 5 anni che abbiamo dietro le spalle non è stato fatto nulla. Su punti chiave, l'economia e la giustizia, dove si sono messe mani, come sull'università, il disastro è totale. Quindi io credo che noi abbiamo avuto formalmente stabilità, sostanzialmente incapacità di governo. E quindi questo è un punto molto importante, perché se posso azzardare una battuta, anche allora ci sono state le non vittorie. Non vittorie che sono state tuttavia mascherate da che cosa? Dal fatto che non era avvenuto il fatto dirompente che tu hai messo in evidenza questa volta. Ma già la società italiana si era frammentata ed emergeva come società di minoranze. Io questo credo che lo dobbiamo un po' prendere in considerazione. C'era un altro clivage, un'altra distinzione tra quelli che non si sentivano rappresentati e quelli che si sentissero rappresentati. In quegli anni il senso della rappresentanza si è molto impoverito, ma che operavano in presa diretta sulle istituzioni, perché gli strumenti della mediazione, in primo luogo i partiti, erano completamente stati annichiliti in questa funzione. E anche quando si fa riferimento al modo in cui il consenso è stato guadagnato, non c'era un discorso di mediazione, non c'era un discorso di selezione delle domande politiche, c'era un tentativo semplicemente di acquisire il consenso individuando quelli che erano non i punti forti in quel momento, ma i punti deboli del sistema politico italiano. Questo è avvenuto e questo credo che sia molto importante, e sia importante perché in questi anni il tema della rappresentanza è stato messo sullo sfondo, ma c'è stato anche qui un problema di cultura politica, perché quando si è detto: signori, la rappresentanza ci interessa fino a un certo punto, ci interessa investire il governo, e con l'illusione che poi tra l'una e l'altra elezione ci sarebbe stata una sorta di silenzio russoviano, oppure di Rousseau, quando diceva che tra un'edizione e l'altra i cittadini inglesi erano schiavi, e quindi il silenzio delle persone, e invece c'è stato il silenzio della politica. Questo è avvenuto progressivamente, che ha logorato io sono assolutamente d'accordo con Franco Cassano, perché quello che è accaduto è la inadeguatezza della cultura politica. Non che siano mancati gli specialismi di alta qualità che avrebbero potuto nutrire, ma il fallimento dei tecnici è proprio lì, il fallimento dei tecnici che non esprimevano nessuna cultura politica, era una pura sommatoria senza nessuna capacità di egemonia culturale in quel momento, ma perché non c'erano le condizioni. Nello stesso tempo aggiungo che venuto crescendo, l'incapacità di misurarsi non solo con l'antipolitica, io uso questa espressione di altra politica, che si è manifestata. È una delle indicazioni più forti, trascurate. Quando Ilvo Diamanti ha spiegato quale fosse la qualità e l'intensità e la quantità della partecipazione elettorale nelle elezioni amministrative del 2011, non la partecipazione nel senso della gente che è andata a votare, ma che ha la mobilitazione. E questo è stato un fatto che la politica ufficiale non è stata capace di leggere, ma neanche nel proprio interesse, perché questo, quel risultato, ma tu lo sai benissimo, meglio di altri, io potrei fare una serie di tue citazioni infinite, al di là di questo libro, per dimostrare che sono un suo vecchio lettore, ma poi non li facciamo questi giochi, però certo c'era stata una stagione, la legge Bavaglio, il se non ora quando delle donne, gli studenti, le elezioni amministrative, il referendum sull'acqua e tutto il resto, che avrebbero dovuto essere un punto di riflessione, non voglio dire altro, che non c'è stata. Ci sono state culture inadeguate, quelle che non volevano, che erano ostili ai movimenti per una sorta di calcificazione ideologica, quelli che vedevano, per ragioni di aggregazioni di interesse, che tutto questo cambiava troppe cose e quindi ci fosse necessario un silenziatore, come se quel silenziatore fosse possibile. E qui io sono assolutamente d'accordo sia con una serie di analisi all'interno, sia con il titolo, mi pare, di uno dei paragrafi del tuo saggio, Non solo rete, perché di questo io sono sempre stato convinto, e in qualche misura l'ho scritto anche. E sono sempre antipatiche le autocitazioni, ma vorrei dirlo perché se no io vado in giro in questo periodo dicendo questa cosa l'ho detta alle pagine tali di un libro intitolato Tecnico-Politica, pubblicato dalla Terza nel 97, se no sembra che io sto lisciando il pelo alla Rete, a qualcun altro. Allora, questo problema, che non c'è stata una discontinuità, ma c'è stata una straordinaria. Poi non è soltanto vicenda italiana, un modo in cui, insomma, le piazze che erano state vuotate dalla televisione sono state riempite dalla rete, perché quelle manifestazioni, io potrei ricordare, perché avvenne una sera a casa di Carlo De Benedetti, parlando con Ezio Mauro, dissi: ma guarda che stanno succedendo queste cose per quanto riguarda le intercettazioni. Lui mi disse: ma scrivi un articolo per domattina. Io scrivo l'articolo, poi chiamo un mio amico e dico: ma perché non si fa un sito? Repubblica indica il sito e parte quel movimento che determina un fatto politico, perché quella legge non passa, la legge Bavaglio, e determina una prima manifestazione. Poi Piazza del Popolo viene riempita in vario modo, ma prima le grandi manifestazioni di massa organizzavano partiti, sindacati e chiese. Da quel cambiamento, che non era solo un cambiamento tecnologico, non è stato percepito. E Grillo ha dimostrato con la sua campagna elettorale questo dato di realtà. La rete non è, perché a un certo punto ha attraversato lo stretto di Messina a nuoto, ha fatto lo tsunami tour e ha riempito le piazze e ha avuto poi un sostegno straordinario dalla televisione tradizionale. E qui io faccio una domanda e poi concludo a Ilvo, perché io un dato, e devo dire, troppe volte negli anni passati c'è stato da parte di studiosi di scienza politica e scienziati sociali una tendenza impressionante nel dire: ma la televisione non conta più. Quanti saggi abbiamo letto in questa materia? Perché non si... Vabbè, perché per esempio non si voleva dare un sostegno politico alla necessità di disciplinare il conflitto di interessi. Parliamoci chiaramente come stanno le cose. E io sono assolutamente d'accordo, però sono stato colpito da un'osservazione che non so se era tua o di qualcun altro, dicendo che la televisione ha avuto un'importanza, e io quantitativamente individuata per quanto riguarda le elezioni politiche, ma quando si arriva alle elezioni presidenziali giocano un ruolo molto più importante la rete e i media elettronici. Allora questo è un bel elemento di riflessione in questo momento. Io non sono in condizione di dare le risposte perché è una scala quantitativa, è un problema di dimensioni, certo è anche questo, perché oggi coloro i quali, e chiudo con due battute, coloro i quali studiano seriamente la questione della rete, e qui c'è tante cose. Si deve polemizzare con Grillo e quindi diciamo che complessivamente la rete non va bene. Questo è un altro degli... purtroppo, ma questo è, non vorrei dire che è pettegolezzo, ma circola molto. Mentre c'è un problema molto più importante che è quello di ragionare sui media sociali, sui social network, che non sono dei media civici, come si dice, perché io le posso utilizzare per mille modi. Per ritrovare i compagni di scuola, per fare acquisto in rete, per fare il baratto, e poi c'è anche un pezzo che è legato alla politica. Ma ormai quando si deve ragionare su queste cose, quali sono le piattaforme digitali che consentono tutto questo? È un'altra dimensione e quindi probabilmente quella tua osservazione che cerca di mettere a fuoco il diverso ruolo giocato probabilmente richiede un'analisi più accurata, però è un'indicazione secondo me molto importante. Concludo, ci sarebbero tante altre cose da dire, perché questo punto e questi passaggi mi hanno dato anche una indicazione, perché c'è un punto molto importante anche questo, forse se ci ritorni, e cioè non usiamo come strumento né analitico e tantomeno politico la tesi il Movimento 5 Stelle è destinato a essere riassorbito. Questo tu hai già detto molto bene, nulla sarà come prima. Questo è invece veramente molto storia d'Italia che fenomeni di questo genere ne ha riassorbiti tanti, veramente tanti. E quindi c'è questo punto che è molto importante perché poi ci porta, a questo non posso che dedicare una battuta, al discorso rappresentanza-partecipazione. Come si tengono le due cose insieme, secondo me c'è molto modo per tenerle insieme e in questo senso non la tecnologia in sé, ma la riflessione che essa permette o impone di mettere insieme le due cose. Con una domanda che io traggo, che è una considerazione molto sconsolata in questo momento, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda invece il brevissimo periodo. Se noi non stiamo in questo momento in Italia correndo il rischio di una democrazia senza cittadini e una democrazia senza opposizione, che è un elemento fondativo poi di qualsiasi processo democratico.